queste due giornate abbiamo voluto parlare delle grandi denominazioni, dei top brand italiani, con un piccolo focus sul vermouth, perché il vermouth sta vivendo un revival importante e quindi abbiamo dedicato anche una parte, diciamo, della degustazione a questi vini speciali, ma soprattutto abbiamo voluto regalare ai romani un viaggio in Italia attraverso appunto le grandi denominazioni, quindi dal nord a sud i vini che caratterizzano il nostro bel panorama vitivinicolo italiano. Franciacorta è un piccolo fazzoletto di terra totalmente nella provincia di Brescia e nella regione Lombardia. Qua si fanno vini di punta con appunto la rifermentazione in bottiglia. Il nostro si comporta molto bene, esce estremamente giovane ed è prodotto con un 75% di Sangiovese, nel restante 25% abbiamo un Canaiolo e Mammolo, quindi un taglio classico per un Chianti. Di pronta beva, una spiccata acidità, facile da abbinare accanto a delle carni rosse piuttosto che a dei primi piatti, magari con un bel ragù di Chianina, e ci sta sempre bene, è un vino per tutti i giorni. Il nostro piccolo, noi abbiamo, come ben sapete, tanti store in giro per il mondo, ne stiamo aprendo altri e con le nostre enoteche diamo voce anche a questo comparto importante per l'agricoltura italiana. Lambrusco, noi siamo un'azienda Opera 02, che è un'azienda piccolina che ha puntato sulla qualità dell'Lambrusco e soprattutto sul biologico. Facciamo un metodo Charmat lungo, quindi 6 mesi di autoclave, e proprio per cercare di valorizzare al meglio questo Lambrusco, che è, diciamo, che è tanto conosciuto ma ha tanti alti e bassi. Noi facciamo bollicine col verdicchio, spumanti col verdicchio, da sempre, dal 69, è parte del nostro DNA e della nostra storia, e facciamo sia spumanti Charmat Martinotti, quindi con fermentazione in serbatoio, che spumanti metodo classico, quindi con fermentazione in bottiglia. Ovviamente gli stranieri apprezzano e lo vediamo anche sul mercato di Roma. Roma ha una vocazione turistica, tanti dei nostri clienti sono di origine straniera e molti come souvenir scelgono una bottiglia di vino.